Ciao ragazze, ciao ragazzi! Oggi nuovo Draw My Life per voi. Sono passati diversi anni da quando ho filmato l'ultimo Draw My Life. Tante cose sono successe, come ben sapete, se mi seguite in tutti i video. Se non mi seguite in tutti i video, con questo Draw My Life avrete un update degli ultimi anni della mia vita, ovvero in realtà voglio toccare un po' tutta la mia vita, però magari sulle cose di cui già ho parlato negli altri Draw My Life andrò più veloce, ma aggiungerò qualche aneddoto e soprattutto racconterò le cose dal punto di vista di oggi, e quindi molte cose che magari già ho raccontato le vedrò in modo diverso, perché ovviamente con il tempo si cambia, si matura, si riescono a vedere le cose appunto in maniera diversa, le persone si vedono in maniera diversa, ma anche il tempo passa e tu magari scopri chi sono, o comunque cambiano le situazioni, cambi tu, e quindi penso che sia giunta l'ora, visto che, come sapete, ho appunto tantissime cose sono successe, sto per andare a convivere con Eric e quindi credo sia giunta l'ora di andare veramente a fare un nuovo video di questa tipologia, un nuovo Draw My Life per raccontarvi un po' di me, sia che abbiate già visto i miei vecchi Draw My Life, sia che non li abbiate visti, perché ovviamente se già li avete visti comunque aggiungerò diverse cosine in questo video e ovviamente parlerò anche di quello che è successo negli ultimi anni, quindi ci sarà comunque una novità anche per chi li ha visti. Per chi non ha visto i miei Draw My Life passati, ovviamente sarà tutto una novità, perché appunto vi racconterò un po' della mia vita e quindi mandate comunque a vedere gli altri miei Draw My Life, perché magari su alcune cose ho parlato un po' più nello specifico. Quindi sì, questo è quanto. Sono terribilmente emozionata, ho il cuore che mi batte a mille, non so perché, ma registrare questo video che è così personale è talmente emozionante, è talmente speciale per me, in un senso, perché di solito nei miei video molto, a volte parlo anche delle mie faccende personali, molto spesso in realtà, ma a volte parlo di cose per puro intrattenimento, ok? Però in questo video sono, cioè, come dire, mi apro completamente a voi, a chi mi guarda, e nonostante siano 10 anni che faccio quello che faccio l'influencer, la youtuber, è comunque sempre molto emozionante per me pensare che ero tanto timida prima di iniziare a fare video e adesso invece riesco ad aprirmi con voi in videocamera. È una cosa splendida e mi avete aiutato tantissimo in questo, perché sì, ero molto timida, facevo difficoltà a parlare con gli altri prima di iniziare su YouTube e voi mi avete aiutato tantissimo in questo. Quindi niente, questo è quanto. Come al solito i miei intro sono lunghissimi. Vi lascio il mio Draw My Life aggiornato, spero che vi piaccia. Come al solito scrivetemi tutto nei commenti, scusate l'inquadratura vuota, ma come sapete sto traslocando, quindi a parte la mia specchiera, i pochi trucchi che mi sono tenuta, tutto il resto è stato inscatolato, quindi perdonatemi perché è veramente brutto così, ma non durerà tantissimo. E niente, spero che vi piacerà questo video, scrivetemi tutto nei commenti, seguitemi su Instagram, anche se mi scrivete in direct su Instagram, leggo sempre tutto quanto, quindi siete importanti per me, sappiate. Non sono solo qui a fare video one way, ma so che ci siete voi dall'altra parte dello schermo e vi voglio bene e sono sempre felice di leggere i vostri messaggi, quindi mi raccomando, anche se non riesco a rispondere a tutti, lo so che lo dico spesso, ma siete in tantissimi, siete praticamente 1 milione ragazzi, tra tutti i social siete più di 1 milione, io sono solo una, quindi anche se rispondessi dalla mattina alla sera sarebbe veramente impossibile per me rispondere ad ognuno di voi, anche se non facessi altro dalla mattina alla sera, credetemi. Però sono qui, vi leggo e vi apprezzo tanto, quindi bando alle ciance e vi lascio al Draw My Life. Bacio, ciao, siete buoni, sono emozionatissima, ciao. Ah, piccola parentesi, io sono veramente pessima nel disegno, ok? Non so disegnare, quindi aspettatevi disegni di livello tipo seconda elementare, ok? Io vi ho avvisati, eh? Ok, ciao, vi lascio il video. Ok, mia family, benvenuti al mio Draw My Life 2019 aggiornato.
preparatevi ai miei disegni perché sono veramente, ragazzi, livello, cioè seconda elementare è dire tanto. Comunque, Nicole aka Kiss and Makeup 01, questo è il mio nuovo Draw My Life e credo sia il terzo che faccio, praticamente ne faccio uno ogni 2-3 anni e questo ovviamente è updated, cioè aggiornato. Allora, sono nata il 14 novembre del 1984, che nell'ultimo Draw My Life mi sono sbagliata, non so come ho detto 1884 e sembravo tipo un vampiro, quindi no, 1984, a Trieste, da mia mamma Loredana e da mio papà Miloš. Questo nome è un nome sloveno, perché lui fa parte della minoranza linguistica slovena qui a Trieste, e questo era un mio fallito tentativo di disegnare un neonato che sarei dovuta essere io. Questo sono io, sì, ve l'avevo detto, ragazzi, livello elementare proprio, sono messa veramente male. Io con la mia mamma ed il mio papà, quando avevo 3 anni, questo ve l'ho raccontato anche negli altri Draw My Life, i miei si sono separati e quindi io sono poi ovviamente, io non mi ricordo tanto di quel periodo, ma so che non è stato un periodo felice. Io poi sono rimasta a casa con la mia mamma ed ho vissuto sempre con lei e abbiamo adottato anche un gatto che ho chiamato Fiocco di Neve perché era tutto bianco con qualche macchiolina. Sì, anche lui era tutto bianco con qualche macchiolina un po' più scura ed è stato il mio gattone per tantissimi tantissimi anni e l'ho amato con tutto il mio cuore. Comunque ho continuato a vedere mio papà molto spesso, i miei non si sono mai fatti la guerra usando me e per questo gli sarò sempre grata. Arriva il momento dell'asilo, arrivano gli anni dell'asilo, lì ho conosciuto Sara, che poi è stata la mia migliore amica praticamente per sempre, siamo ancora in contatto, e lì all'asilo c'era anche questo compagno di classe, questo compagno che si chiamava Eric, e poi c'erano un sacco di altri compagni, andavo molto d'accordo, andavamo tutti molto d'accordo all'asilo, mi piaceva tantissimo, mi sono divertita tanto, e appunto questo ragazzino che si chiamava Eric, che voi conoscete bene, mi chiedeva se voglio essere la sua fidanzatina. Io cattivissima, no! Lo chiedevo anche a mia mamma, io, no, mi dai la manina, no! Non so perché, ragazzi, cioè io me le ricordo queste cose. Comunque, poi arriviamo alle elementari e c'ero sempre io con Sara, la mia best friend immancabile, e poi c'era sempre sto ragazzino che si chiamava Eric, ragazzi, e eravamo in classe insieme, poi anche con gli altri compagni in realtà andavamo tutti molto d'accordo, alcuni boh erano un po' dei bulletti ma niente di che, comunque mi sono divertita molto anche alle elementari e continuo ad essere bene o male in contatto quasi con tutti i compagni. Il periodo tra l'asilo e i primi anni delle elementari però è stato un periodo molto difficile perché sono stata molto male e mi sono stata operata 2 volte d'ernia e poi avevo qualcosa che non si sapeva che cosa fosse, ma praticamente stavo per morire e, fino a quando il mio pediatra non ha capito che mi stavano curando un'infezione con un antibiotico a cui io probabilmente ero allergica. Lui poi ha fatto questa prova per vedere se ero infatti allergica oppure no ed è venuto fuori che sì, ero fortemente allergica a quel farmaco e ancora adesso devo stare attenta ovviamente a non averci nulla a che fare, però il mio pediatra mi ha salvato la vita. Poi arriviamo alle scuole medie, c'era come al solito sempre Sara, che in realtà nella quinta elementare lei se n'era andata, ma poi ci siamo ritrovate alle medie, e lì però tutte e due abbiamo sofferto di bullismo ed è stata parecchio parecchio dura, devo dire, non, offese molto pesanti, c'erano cose molto molto brutte, siamo state molto male entrambe, tant'è che un giorno il preside ha telefonato a casa e ha convocato mia mamma, e mia mamma tipo, Nicole, cosa hai combinato? Io, buh, non lo so, cioè, che ne so, e poi siamo andate lì e praticamente il preside, siccome è venuto a sapere che questo compagno ce l'aveva con me, mi chiamava in tutti i modi possibili e immaginabili con delle offese allucinate che ancora adesso non so spiegarmi come un bambino delle medie possa sapere, comunque hanno convocato lui e i suoi genitori chiedendogli praticamente di farla finita perché non se ne poteva più e si stavano lamentando anche le maestre, le professoresse oltre che gli altri compagni, e poi devo dire che un po' mi ha lasciato in pace. Per fortuna questo compagno, io tra l'altro non gli parlavo nemmeno, quindi non ho mai capito il perché. Comunque io ovviamente sono cresciuta con i cartoni animati di Bim Bum Bam, guardavo Mila e Shiro e volevo giocare anch'io a pallavolo, ho chiesto a mia mamma posso giocare a pallavolo e lei no, ma perché? Perché purtroppo è venuto fuori
perché le mie ossa un giorno mi sono slogata, ho fratturato il polso. Praticamente all'ospedale, facendo la radiografia, hanno scoperto che effettivamente soffro di osteoporosi, nel senso che ho meno vitamina D nelle ossa rispetto alle altre persone, e quindi non è una malattia, non è niente di che, però non potevo praticare sport a contatto perché le mie ossa erano più fragili rispetto a quelle degli altri bambini, e quindi rischiavo di rompermi, e quindi l'unico sport che potevo fare, uno sport non a contatto, era il nuoto. Dopo poco che ho fatto nuoto, mi hanno chiamato a fare nuoto sincronizzato ed è diventata la mia passione più grande. Ho fatto nuoto sincronizzato agonistico, quindi avevo allenamenti ogni giorno, gare importanti, sono andata 2 volte ai campionati nazionali ed era il mio, cioè era lo sport per me. Io ho adorato il nuoto sincronizzato e i miei più bei ricordi sono sul podio assieme alle mie compagne, fino a quando una volta, dopo che abbiamo vinto una gara, per festeggiare, insomma era tutto finito, quindi potevamo in realtà anche andare a casa, ma alcune mie compagne si sono messe a lanciarsi giù dal trampolino dei 5 metri giusto per festeggiare. Io le guardavo da sotto salutandole perché soffro di vertigini, quindi insomma me ne stavo lì a bordo vasca a godermi la medaglia, e invece la nostra maestra si è messa a gridarmi tipo buttati subito, sali e buttati, e io io soffro di vertigini, cioè sono qua per fare nuoto sincronizzato, cioè chi vuole buttarsi si butta, ma è solo per scherzare, no? Ormai la gara è finita. E io lì mi ricordo che è stata la prima volta che mi sono difesa da sola, ero molto fiera di essere riuscita a dirle non puoi costringermi, io soffro di vertigini, sono qua per fare nuoto sincronizzato, non tuffi. Poi ovviamente mia mamma non mi ha più permesso di tornare a fare nuoto sincronizzato prima di quella maestra pazza, e sono andata a fare ginnastica ritmica, ma non era esattamente la stessa cosa, io amavo il nuoto sincronizzato e quindi insomma sì, non mi sono trovata tanto bene a ginnastica ritmica. Poi alle superiori ho conosciuto, no in realtà già alle medie, ma il terzo anno delle medie siamo diventate molto amiche e abbiamo fatto il primo e il secondo anno di superiori insieme, il secondo anno appunto Yasna se n'è andata e io sono stata malissimo perché mi sono ritrovata con tutti gli altri compagni che non mi trovavo per niente bene, quindi nel secondo anno di superiori sono passata dalla scuola slovena alla scuola italiana e sono passata dal liceo linguistico a ragioneria, perito aziendale corrispondente in lingue estere in realtà, quindi comunque c'era molto di lingua straniera, sia inglese che tedesca. E poi l'ultimo anno, il quinto anno, ho conosciuto Rossella, che è tuttora una delle mie migliori amiche, così come tutte le altre che ho menzionato in questo video. In realtà sono in contatto con tutte, e dopo che ci siamo diplomate siamo andate in Grecia e abbiamo fatto questo viaggio pazzesco. Poi mi sono iscritta all'università, alla facoltà di lingue, e nel 2008 da studentessa così girovagando su YouTube ho scoperto i tutorial, e poi nel 2009 ho deciso di iniziare anch'io a caricare video su YouTube e intraprendere questa avventura pazzesca che non avrei mai pensato che mi avesse portato poi un giorno a farne un vero e proprio lavoro a tempo pieno, che mi ha dato tutte queste soddisfazioni pazzesche. Però mi divertivo tantissimo, volevo vincere la mia timidezza, e così appunto il 26 agosto ho caricato, del 2009, quindi saranno 10 anni presto, ho caricato il mio primo video. Sono passata da 5 a 50 a 500 a 5000 a 500.000 iscritti, insomma adesso siamo quasi a 700.000, però effettivamente salivano velocissimi, non ci potevo credere. Passano gli anni, arriviamo al 2011 e con il mio ragazzo dell'epoca, che voi conoscete perché se mi seguivate all'epoca conoscevate anche i miei video dall'Olanda, ci siamo trasferiti appunto dall'Italia ai Paesi Bassi, all'Olanda, e questo è il mio tentativo di disegnare l'Italia e i Paesi Bassi. Ragazzi, io vi avevo avvisato che non so disegnare, ok? E con noi si è trasferita anche Tina, gatta Stellina, si chiama Audrey ma io la chiamo sempre gatta Stellina. E poi invece ad Amsterdam ho adottato gatto Denver, che è un gatto olandese, dovete sapere, infatti è un po' particolare. Poi nel 2015 invece, dopo quasi 14 anni che stavamo assieme, ho deciso di troncare la relazione perché mi faceva stare molto male e stavamo male entrambi, quindi abbiamo trascinato anche troppo questa relazione, ma sono contenta di essere riuscita a troncarla anche se un po' tardi. Ho comunque continuato e la mia passione era sempre più grande per YouTube. Nel 2015 ho scritto il mio primo libro con Rizzoli, quindi sono molto molto fiera di ciò. E questo qui, stavo disegnando una specie di mappamondo, questa è la Terra ragazzi, sì lo so, questo è un aereo, e per dire che ho iniziato a girare il mondo grazie a YouTube, quindi il mio lavoro stava andando a gonfie vele ed ero felicissima, ho viaggiato in tutti questi posti meravigliosi,
e quindi sono rimasta a vivere poi in Olanda fino al dicembre del 2015, quando sono rientrata a casa in Italia, a Trieste. In realtà però ho saltato un pezzo, perché nel dicembre 2014 mi è successa una cosa che mi ha segnato molto, voi lo sapete, mi sono entrati i ladri in casa ed è stato molto difficile per me, perché mi hanno rubato tutto quello che avevo, ho dovuto spendere praticamente tutti i miei risparmi per ricomprare tutta l'attrezzatura per poter filmare, quindi vi sto parlando sinceramente di tutto, dalle videocamere alle memory card al computer, e ho purtroppo ancora gli incubi, continuo ad avere questi incubi ricorrenti perché non mi sento da quella volta tranquilla in casa mia, quindi è stata una cosa che mi ha segnato molto, per questo che l'ho inserita in questo Draw My Life. Comunque, una volta rientrata in Italia, ritorniamo al dicembre del 2015, mia mamma e mio papà erano contenti perché ovviamente sono tornata in Italia, sono tornata a vivere a Trieste dopo quasi 5 anni che ho vissuto in Olanda. In realtà non ho menzionato Demelza e mi dispiace molto, perché in realtà l'ho conosciuta in Olanda, lei è olandese, è una delle mie migliori amiche, tuttora vado a trovarla molto spesso in Olanda. Comunque, dal 2015 al 2018, come sapete, avevo disegnato anche la chiesa e il matrimonio, ma purtroppo non si è visto tanto bene. Sono stata con Tomas, è finita nel 2018 per mia scelta, anche se molto sofferta, e casualmente nel 2018 ho rivisto Eric, ve lo ricordate, quel bambino che all'asilo, alle elementari, mi chiedeva se voglio essere la sua fidanzatina, e come dice lui, una cosa tira l'altra, dopo 20 anni ci siamo ritrovati, adesso siamo insieme, siamo molto felici. Mi ha chiesto nuovamente, vuoi essere la mia fidanzata ora? Ho detto di sì, faceva troppo ridere sta cosa, e questo appunto fine 2018, e adesso insomma siamo nel 2019 e io con gatta Stellina, gatto Denver, notare gatta Stellina che è più obesa anche nel mio disegno, gatta Beta, che anche la sua gatta Beta è bella cicciotta, e gatto Max, che sono i suoi due gattoni, perché ognuno di noi ha due gatti, quindi tra poco andremo a vivere assieme, e con 4 gatti, ragazzi. E qui che cosa? Ah sì, nel frattempo questa era un'altra cosa che volevo toccare, ma dovevo probabilmente inserirla un paio d'anni prima. Nel frattempo qualche amico e qualche parente, non farò nomi, ma ho dovuto toglierli dalla mia vita, perché mi sono resa conto che vedevano più il personaggio Kiss & Makeup che me stessa. È un po' difficile da spiegare, ma è stata una cosa che mi ha fatto molto male, ho sopportato tanto atteggiamenti che non avrei dovuto sopportare, fino a quando ho avuto anche qui la forza di eliminare queste persone dalla mia vita. Questo è tutto, ragazzi, questa sono io, mamma mia, veramente, cioè ragazzi, fatemi complimenti, perché disegno, cioè chi è che è peggio e chi è che è messo peggio di me nel disegno, cioè scrivetemi davvero, chissà cosa porterà il futuro, chi lo sa, lo scopriremo assieme, mia family, perché voi ci sarete, ci siete e ci sarete in futuro con me, quindi cresciamo insieme, questa cosa è bellissima, ricordatevi sempre che vi voglio tanto bene. Ok, mia family, questo era il mio Draw My Life, non so se devo aggiungere qualcosa o no, spero comunque vi sia piaciuto, sono ancora emozionatissima, fatemi sapere tutto nei commenti, vi voglio bene, bacio, ciao!